Buonasera a tutti, vi ringrazio della vostra presenza sempre più numerosa, sempre più attenta. Ringrazio anche i nostri tecnici della produzione cinematografica per il loro, diciamo così, volontariato, e siamo pronti a riprendere il nostro studio di Halakha di Shabbat su questo ciclo che si è andato un po' così formando sull'uso degli elettrodomestici di Shabbat. La scorsa settimana, vi ricordate, abbiamo parlato del telefono e abbiamo anche fatto un accenno all'uso del fax. Per quanto riguarda le email, non abbiamo trovato ancora una letteratura sufficiente. Evidentemente si tratta di un fenomeno ancora in parte da elaborare, e quindi concentreremo l'incontro di questa sera su tutto quello che riguarda l'uso del fax di Shabbat, e poi alla fine faremo anche alcune considerazioni conclusive riguardo all'email per analogia. Dicevo, abbiamo già accennato a questo argomento la scorsa settimana, però quella frase lì tenetela in saccoccia, perché quello che vedremo stasera è probabilmente abbastanza diverso. Di solito i lettori di libri gialli si dividono in due: quelli che vanno direttamente all'ultima pagina per sapere chi è l'assassino e non gliene importa assolutamente niente di come si arriva a scoprire l'assassino. Ma ci sono altri che invece, diciamo, che oso definire più, spero di non offendere nessuno se dico che sono più intelligenti, non si sa mai, i quali invece, d'accordo, la scoperta dell'assassino è certamente una cosa importante nell'economia di un libro giallo, però voglio anche sapere come si arriva a scoprire l'assassino, perché effettivamente per l'uso dell'intelletto umano capire certi meccanismi può anche essere utile oltre che divertente, ed è quello che mi propongo di fare questa sera. C'è forse non poco in comune fra la lettura dei libri gialli e lo studio di testi di Halakha. Perché? Perché in tutti e due i casi c'è un lavorio mentale che porta ad un certo risultato, qualche volta inaspettato fino al penultimo momento. Proprio così, no? Sì. Per cui, se stasera parliamo di uso del fax durante Shabbat, immagino che a voi non interessi tanto di sapere, insomma, questo fax si può adoperare di Shabbat oppure no, a quale condizioni, ma vi interessi di sapere come si arriva al risultato cui arriveremo, perché ci consideriamo persone tutte quante di un certo livello di, diciamo così, di intelligenza, come dicevo prima. A questo punto però immagino che vogliate sapere la risposta, giusto? No, assolutamente no. Possiamo anche dilazionare il piacere. Possiamo anche? Bellissimo. Molto, molto, molto in gamma questa risposta. Mi complimento, dilazionare il piacere. E allora, siccome penso che accogliamo a piene mani questa proposta richiesta, e vediamo di che cosa si tratta. Tranquillizzo chi è arrivato in questo momento, lo saluto molto caramente, lo tranquillizzo sul fatto che per il momento ci siamo così, abbiamo solo vagamente introdotto l'argomento in maniera molto bonaria. Parliamo dell'uso del fax durante Shabbat, sperando di mantenere la promessa che ho fatto la scorsa settimana di approfondire un argomento a cui avevo già accennato. Innanzitutto desidero ringraziare Rav Ariel Di Porto, che mi ha fornito praticamente tutto il supporto informatico delle fonti, alle quali, data la mia scarsa conoscenza in campo informatico, probabilmente non sarei mai arrivato diversamente. E posso dirvi che mi ha fornito una serie di responsa, i cui autori trovate qui nel testo, va bene? Alcuni di loro, diciamo tutti quanti molto quotati, e alcuni di loro molto importanti anche dal punto di vista, fra virgolette, politico. Vi posso dire che sostanzialmente questi autori dicono tutti quanti la stessa cosa. E in termini di risultato finale,
e in termini di modo per arrivarci. Significa che i risultati della ricerca che abbiamo fatto negli scorsi giorni e che stasera vi presento sono sostanzialmente unanimi. Chi sono questi autori? Beh, il Rav Israel Meir Lau, che molti di voi sicuramente avranno sentito nominare, già rabbino capo ashkenazita di Israele, successivamente tornato a essere qual era prima rabbino capo di Tel Aviv, il Rav Israel Pesach Feinhandler di Yerushalayim, Rosh Yeshiva di Yerushalayim, il Rav Israel Yitzchak Piekorsky, Posek del movimento Lubavitch, del movimento Chabad, che anche qui è degnamente rappresentato, il Dayan Pinechas Toledano, che già abbiamo conosciuto in una teshuva sui sensori, ricordate, già nel Bet Din Sefardita di Londra, ha insegnato per un periodo anche al Collegio Rabbinico di Roma, ed era a suo tempo, penso che lo possiamo dire ormai, fra i candidati alla successione di Rav Toaf al posto di Rabbino Capo di Roma 25 anni fa. E il Rav Yaakov Shlomo Moseson di Ramot a Yerushalayim. Abbiamo quindi qui poskim di tutte le provenienze geografiche, poskim ashkenaziti, poskim sefarditi, poskim chabad, insomma abbiamo tutto il potpourri possibile immaginabile. D'accordo? Quali sono le questioni alle quali dobbiamo rispondere? Voi sapete che i nostri maestri dicono She'elat Chacham Chatzi Teshuvah, la domanda di un Chacham, cioè una domanda ben impostata, è già una mezza risposta. Quali sono dunque i problemi che incontriamo sul tema dell'uso del fax durante Shabbat? Seguendo gli autori dei nostri responsa, ho articolato quattro questioni. La prima è: se è lecito prima o dopo Shabbat inviare un documento via fax ad un destinatario che si trova in una località dove nello stesso momento è Shabbat. E questo non è altro che il seguito della domanda che a cui abbiamo cercato di dare una risposta la scorsa settimana a proposito delle telefonate. Qual è la differenza qui? C'è una differenza di fondo, che dall'altra parte non c'è un essere umano ma c'è una macchina. D'accordo? Seconda domanda: è obbligatorio spegnere il fax prima di Shabbat in modo da evitare la ricezione di scritti e documenti durante Shabbat? Questa, mentre la prima domanda riguarda il mittente, la seconda domanda riguarda il potenziale ricevente. Adesso ci arriviamo. Terza domanda: una volta che sia arrivato un documento di Shabbat via fax, è permesso leggerlo? Vedremo quali sono gli eventuali problemi alachici legati a questa questione. E la quarta domanda è appunto quella relativa alla programmazione. È lecito applicare al fax prima di Shabbat un orologio sabbatico o comunque un dispositivo analogo, magari anche interno alla macchina, che programmi la sua attività durante lo Shabbat in ore della giornata che consentano un'agevolazione tariffaria? Queste sono le quattro domande alle quali cerchiamo di dare risposta. È un argomento molto molto affascinante. Comunque, per chi stesse sulle spine sul risultato finale della... Sono effettivamente un po' incerto se darvi subito l'ultima pagina del giallo oppure no. Un po' di suspense ci vuole, no? Un po' di suspense. Come? Lascia le spine staccate. Benissimo, lasceremo le spine staccate. Ma mi scusi una cosa, il mio problema non era l'agevolazione tariffaria, era il fatto della programmazione tipo la luce, sì. Okay. Col timer, non mi interessa niente l'agevolazione tariffaria. Può interessare e non interessare, diciamo. L'agevolazione tariffaria può essere una motivazione.
ce ne possono essere delle altre, evidentemente. Ma comunque non mi pare che in Italia non esiste più, forse allora si riferisce effettivamente ad un'epoca o ad un paese differente. Comunque, a prescindere dalla motivazione che ci spinge a ciò, la domanda è comunque, mi sembra che sia comunque formulata in modo chiaro. D'accordo? Cominciamo ad addentrarci in questo piccolo ginepraio. Vi anticipo già che, almeno dal mio punto di vista, è un argomento affascinantissimo, non solo e non tanto per il risultato, per la risposta che avremo alla fine, quanto per la gamma di halachot e di principi che ci toccherà studiare, sia pure brevemente, per arrivare a formulare questo quadro generale. Questi poskim effettivamente hanno lavorato su tutti i fronti dell'Ilchot Shabbat, e avrete qui anche più di un solo esempio di come, per analogia da fonti antiche, si può arrivare a dare una risposta anche innovativa sulla tecnologia più avanzata. Buon lavoro a questo punto a tutti, e penso che possiamo addentrarci nel staccare o attaccare le spine a seconda dei punti di vista. Qual era la prima questione? La domanda che riguarda il potenziale mittente: se è lecito prima o dopo Shabbat inviare un documento via fax ad un destinatario che si trova in una località dove nello stesso momento è Shabbat. Bene? Posso io inviare il venerdì pomeriggio un fax in Israele dove è già Shabbat? Posso io il sabato sera inviare un fax negli Stati Uniti dove è ancora Shabbat? Per me non è già o non è più Shabbat, a seconda dei casi. Comunque non è Shabbat. Quali sono gli aspetti che nel linguaggio alachico dobbiamo verificare per dare una risposta a questo interrogativo? Il primo è una questione della quale ci siamo già occupati ad altro proposito. Voglio vedere un po' se vi ricordate a quale proposito abbiamo trattato questo argomento. Anche in quel caso vi aiuto, si trattava di fusi orari. Le mitzvot ci sono tanti modi per dividere le mitzvot. Uno di questi è se la mitzvah in questione è riferita al soggetto, se lo Shabbat in questo caso è una mitzvah riferita al soggetto. In aramaico si chiama mitzvat gavra, cioè una mitzvah dell'uomo, dell'individuo, o una mitzvah riferita all'oggetto. In aramaico mitzvat chefza. Chefza significa appunto oggetto, ciò che si desidera, letteralmente. Va bene? Mentre gavra è come gever in ebraico, che significa uomo, nel senso qui di individuo. In altri termini, la trasgressione dello Shabbat è determinata dalla persona nel luogo in cui la compie, o è determinata dall'effetto dell'azione compiuta sull'oggetto nel luogo in cui quest'ultimo si trova? Questa è un po' la questione. A che proposito ci siamo già posti questa domanda? Vediamo chi si ricorda. Bravo! Non dubitavo di ricevere la risposta giusta dalla persona giusta. Non posso fare nomi, naturalmente, però l'interessato si ritenga lodato. Come dice, sempre sia lodato. È giusto. Chametz. Anche lì si trattava di fusi orari. Se io trascorro Pesach qui, però il mio Chametz è rimasto negli Stati Uniti, dove vivo e lavoro abitualmente. Sono presenti qui anche le persone che mi hanno a suo tempo posto questa questione. D'accordo? Come avevamo risolto il problema? Citando una teshuva del Rav Moshe Feinstein, il quale diceva: la cosa dei poskim non è stabilita, per cui dobbiamo usare i rigori dell'una e dell'altra possibilità. Nel caso dello Shabbat l'argomento è trattato, e la maggior parte dei poskim ritiene che lo Shabbat sia una mitzvat gavra, cioè la trasgressione dello Shabbat si consuma nel luogo in cui si trova la persona che la fa, anche se l'effetto può avere luogo in una località completamente diversa. Ebbene,
Qual è la fonte principale citata dai nostri autori qui a questo proposito? È nel commento Tiferet Israel, a una Mishnah alla fine del capitolo primo di Berachot. Adesso non entro qui nell'argomento che fa da spunto alla nostra, alla discussione, alla citazione che stiamo per studiare. Cosa scrive il Tiferet Israel di utile per il nostro ragionamento? Scrive così: certamente la regola è che ciascuno viene giudicato in base al suo luogo e al suo momento. C'è una Gemara in Shabbat, che il Tiferet Israel cita, in cui Rabbi Yossi afferma, a proposito dello Shabbat: magari potessi trovarmi fra coloro che accolgono lo Shabbat a Tiberiade e fra coloro che si congedano dallo Shabbat a Zippori. Magari io potessi essere il venerdì sera a Tiberiade e il sabato sera a Zippori. Chi di voi conosce un po' di geografia di Eretz Israel? Così facciamo anche un po' di questo argomento che è molto affascinante. Tiberiade e Zippori si trovano sulla superstrada che lungo l'asse est-ovest va da Tiberiade a Haifa, attraversando da est a ovest tutto il Galil Tachton, tutta la cosiddetta Galilea bassa. Bassa Galilea, grazie. Tutta la bassa Galilea. Va bene? Zippori si trova a circa metà strada. È una zona molto nota per chi bazzica dalle parti del kibbutz Lavi, che si trova a pochissima distanza da questa strada, fra l'altro. Zobet Golani, non so se... Tiberiade si trova in una grossa conca a quanti metri sotto il livello del mare? 300, 200, non mi ricordo più, in profondità. Da un lato ha il lago, dal lato est, e dal lato ovest, che è quello che qui ci interessa, è circondata da montagne, proprio dal lato ovest, cioè dal lato al quale si assiste al tramonto del sole il venerdì, giusto? Circondata da colline, ma trovandosi la città in una forte depressione, il dislivello è molto molto elevato. Questo significa, che cosa comporta? Che quando all'ora del tramonto, va bene, il sole dà l'impressione di tramontare prima, e quindi a Tiberiade il venerdì sera si accoglieva lo Shabbat prima del tempo. Dov'è Zippori? Zippori è su quella famosa strada, circa 15 km più a ovest, forse 20, ma non più di così. È chiamata Zippori, dice una Gemara da qualche parte, perché sta in cima alla collina come un zippor, come un uccello. È un belvedere, è tuttora un posto, diciamo così, turistico, oltre che essere stata la sede di un importante yeshiva a suo tempo, va bene, una delle grandi yeshivot di Eretz Israel, chiedo scusa, dopo la distruzione di Yerushalayim, va bene? Zippori, dal punto di vista astronomico, presenta il fenomeno inverso, trovandosi in cima ad un cucuzzolo, ad un belvedere, d'accordo? Zippori è in cima ad un'altura e quindi il sole appare tramontare più lentamente e quindi il sabato sera si congedava lo Shabbat più tardi. A questo punto capiamo l'affermazione di Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice: magari io potessi celebrare lo Shabbat nel tempo più lungo possibile, cioè cominciando lo Shabbat prima, come fanno quelli di Tiberiade, e terminandolo dopo, come fanno quelli di Zippori, in maniera da aumentare il mio merito, ma soprattutto il mio attaccamento allo Shabbat. Scrive a questo proposito il Tiferet Israel che Rabbi Yossi qui non fa in realtà che esprimere un proposito personale di attaccamento ulteriore alla mitzvah, quella che in linguaggio tecnico si chiama Midat Chassidut. Ma dalle sue parole impariamo in realtà che il Santo Benedetto ci ha comandato di osservare lo Shabbat ciascuno nel suo luogo e nel suo tempo. Quello che Rabbi Yossi si limita a dire è: magari io potessi. Cosa significa magari io potessi? Significa che nella realtà dei fatti ciascuno di noi è strettamente legato per l'osservanza dello Shabbat al luogo in cui si trova la sua persona. Punto. Quale conseguenza porta questo ragionamento sul nostro?
Lo Shabbat è, secondo la maggioranza delle opinioni, dicevamo, una mitzvat gavra. Conta dunque il fatto che nel luogo in cui si trova la persona che invia il fax non è Shabbat. Il fatto che il fax arrivi dall'altra parte del globo, in un posto dove è Shabbat in quel momento, non ha interesse. Quello che conta è se è Shabbat o meno nel luogo in cui si trova la persona che spinge il bottone sulla sua macchina. È chiaro? Punto primo. Secondo aspetto, ed è un aspetto di cui già ci siamo occupati, Shvitat Kelim. Chi ha la mitzvah di riposare di Shabbat? Noi esseri umani. In una certa misura anche gli animali. Un giorno ci occuperemo anche di questo. E poi c'è una terza categoria. Qual è questa categoria? Sulla quale ci poniamo quantomeno il problema? Gli strumenti, le macchine. Domanda. Le nostre macchine hanno l'obbligo di osservare Shabbat come ce l'abbiamo noi come persone oppure no? No. Cosa significa questo? Significa che nella misura in cui noi non compiamo sulla macchina nessuna azione di Shabbat, se l'azione o l'ordine è stato impartito prima di Shabbat e la macchina lo esegue di Shabbat, non è un problema. È diversa questa situazione anche da quella che abbiamo visto la scorsa settimana a proposito del non ebreo, vi ricordate? Ci sono dei limiti nei confronti del non ebreo. Nei confronti della macchina non ci sono questi limiti. Come stabilisce la Halakha lo Shulchan Aruch? E così avete anche un esempio di ciò che sto dicendo. È lecito aprire il canale di irrigazione del campo prima di Shabbat, dice lo Shulchan Aruch testualmente, in modo che l'acqua continui a fluire per tutto lo Shabbat. Voi sapete che irrigare il campo, annaffiare il campo, ce ne siamo già occupati a proposito di quello che si lava le mani sull'erba, vi ricordate? È una melacha, è una delle 39 melachot, perché la melacha in realtà è quella, si chiama seminare, ma comprende tutte le azioni volte a favorire la crescita delle piante, la nascita e la crescita delle piante. E a questo punto la domanda è: se io apro prima di Shabbat il mio dispositivo di irrigazione nel giardino, nell'orto, e questo continua a lavorare di Shabbat, posso farlo oppure no? Sapendo che l'azione che sto compiendo, se la facessi di Shabbat sarebbe proibita, la risposta è sì. Per quale motivo? Lo spiega lo Shulchan Aruch stesso, perché non abbiamo la mitzvah di lasciare riposare i nostri strumenti di lavoro durante lo Shabbat. C'è però un'importante eccezione a questa facilitazione. Non possiamo mettere prima di Shabbat del cibo a cucinare in maniera tale che termini le sue cucine durante lo Shabbat. Sulla melachà di cucinare i nostri chachamim in genere sono più rigorosi che sulle altre melachot. Per quale motivo? Beh, ci sono presenti fra di noi molte persone che con la cucina hanno una certa dimestichezza e sanno che nel caso della cucina il cibo esige, la pentola esige un controllo anche in corso d'opera. E quindi c'è il rischio che così facendo uno non lasci in realtà la pentola sul fuoco e basta, ma vada a controllare anche di Shabbat a che stato è la cottura. Quindi, a parte la cottura sulla quale, devo essere onesto a dirlo, c'è un rigore nella halakha, nel caso dell'irrigazione del campo, dove a un certo punto, che non richiede un grosso controllo, va bene, lo Shulchan Aruch lo permette. Che conclusioni tutto questo ci consente di trarre per quanto riguarda l'uso del fax? Se la facilitazione vale dove c'è una differenza di tempo fra prima di Shabbat e Shabbat, cioè io posso attivare l'irrigatore prima di Shabbat perché continua a funzionare di Shabbat, varrà anche dove c'è una differenza non di tempo bensì di spazio, cioè fra un fuso orario e l'altro nello stesso momento. Per analogia possiamo dire che come posso avviare l'irrigatore prima di Shabbat
perché continui a funzionare nel tempo successivo anche quando sarà cominciato Shabbat, posso spedire da Torino un fax negli Stati Uniti di sabato sera sapendo che arriverà di Shabbat, dal momento che l'azione vera e propria è compiuta in un luogo dove non è Shabbat, dove non è più Shabbat. È chiaro? Quindi, come il punto A, anche il punto B si risolve in modo permissivo, giusto? In modo facilitante. La terza considerazione che prendono in considerazione i nostri autori è il Gerama. Anche di questo ci siamo già occupati, ma rinverdiamo la memoria. In ogni melachà di Shabbat occorre distinguere fra azione diretta e causa indiretta, fra quella che chiamiamo in ebraico ma'aseh e quella che chiamiamo in ebraico gerama, che significa appunto causa. La Torah dice lo ta'aseh kol melachà, non farai alcuna melachà, cioè, interpretano i nostri maestri, solo il fare in forma diretta è proibito dalla Torah, mentre il causare in modo indiretto è permesso. In realtà, anche il gramà è stato comunque proibito per disposizione rabbinica, per affinità, salvo che in situazioni di emergenza. Per esempio, abbiamo visto nel caso di incendio, ove non vi sia pericolo di vita, è permesso circondare la zona del fuoco con recipienti pieni d'acqua affinché il fuoco li rompa e l'acqua lo spenga. Quello che si chiama gram kibui, dove gram è la stessa parola gramà, priva dell'articolo finale, voi sapete che in aramaico si pospone, si aggiungendo alla fine della parola un alef, come alam e alma nel kaddish. La stessa regola vale per tutte le melachot. È però necessaria un'analisi caso per caso sulla distinzione fra ma'ase e gramà. In linea di massima su questo argomento la psicà è, l'abbiamo già visto, che essendo solo un divieto rabbinico, se si trova un'altra motivazione in più, in senso facilitante, lo permettiamo del tutto. Perché la natura del divieto di gramà, abbiamo detto, è solo rabbinica. Quali conclusioni possiamo arrivare partendo da qui sul nostro argomento? L'effetto dell'invio di un fax sul macchinario ricevente dove è Shabbat è certamente una causa indiretta. Perché? Perché in realtà io spingo il bottone sul mio fax a Torino e non agisco direttamente sul fax del mio ricevente a New York. C'è un certo numero di chilometri di distanza. Questo ci consente di considerare l'azione che stiamo compiendo non come ma'aseh, bensì come gramà. Il fatto che poi la macchina a New York si metta a funzionare per effetto della macchina di Torino è vero, però è un effetto indiretto. Sarebbe proibito di per sé solo midrabanan, solo per disposizione rabbinica. Ma se a questo aggiungiamo il fatto che la causa ha origine in un luogo dove non è Shabbat, perché qui a Torino il sabato sera ormai non è più Shabbat, anche se a New York lo è ancora, ecco che abbiamo trovato una motivazione facilitante in più rispetto al divieto midrabanan e quindi possiamo dire che l'invio è permesso del tutto. Che risposta abbiamo dato alla prima domanda? Si può inviare un fax da un luogo in cui non è Shabbat a un luogo in cui è Shabbat? L'analisi che abbiamo fatto direi che tocca tutti gli aspetti alachici della Shemirat Shabbat che possono interessare il caso. Seconda domanda. Qual è la seconda domanda? È obbligatorio, a questo punto, non più visto dal punto di vista del mittente ma del ricevente, spegnere il fax prima di Shabbat in modo da evitare la ricezione di scritti e documenti durante Shabbat? O sono io autorizzato a lasciare la macchina accesa? Anche qui abbiamo tre argomenti diversi. Il primo ricalca una definizione che abbiamo già dato stasera, le fime comove shato, che lo Shabbat, l'osservanza dello Shabbat è in base al luogo e al momento in cui si trova la persona interessata.
C'è una conseguenza molto interessante di questo principio che studiamo subito. Partendo da quello che abbiamo detto la scorsa settimana. Cosa abbiamo detto la scorsa settimana? Che io non posso chiedere a un non ebreo di eseguire per me una melachah di Shabbat, neanche se glielo chiedo prima di Shabbat. Questa è la regola generale. D'accordo? Adesso vi faccio un'altra domanda. Ci sono alcuni che, meritoriamente dico io, hanno l'abitudine di prendere Shabbat qualche minuto prima, qualche decina di minuti prima che lo Shabbat cominci astronomicamente. Quando succede questo? D'estate. Voi sapete che si considera iniziato lo Shabbat per chi partecipa alla Tefilah nel Beit HaKnesset nel momento in cui si dice boi kala, boi kala. C'è chi dice Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'è chi dice Baruch Hu. Ok. La domanda alla quale adesso non rispondo è se questo accoglimento anticipato dello Shabbat, che d'estate avviene effettivamente parecchio prima del tempo astronomico, perché in giugno lo Shabbat comincia intorno alle 9, al Beit HaKnesset qui abbiamo l'abitudine di dire Minchà alle 7:30, diciamo che per le 8 meno 10, quindi più di un'ora prima, noi diciamo le Chadodì. Miniam permettendo, ma in linea di massima, minuto più, minuto più, minuto meno, questa è la realtà. Partiamo anche dal presupposto che, anche se su questo c'è discussione, che chi non partecipa alla Tefilà ha tempo fino alle 9 per compiere ancora Melachot. Cioè non segue direttamente, anche se la questione è controversa, l'orario della Tefilà pubblica, dal momento che è seguita da una percentuale minoritaria della popolazione della comunità, non ha la forza di imporre lo stesso orario anche su chi al Beit HaKnesset non è venuto. Mi rendo conto, torno a casa dal Beit HaKnesset prima delle 9, che ho dimenticato di accendere la plata o di compiere un'azione proibita di Shabbat che è abbastanza vitale per il mio Shabbat. Incontro il mio vicino di casa Yudi, che non è andato al Beit HaKnesset e posso presumere che non abbia accolto Shabbat. Partiamo dal presupposto che siamo tutti Shomrei Shabbat in realtà, solo che questo signore non è andato al Beit HaKnesset per affari suoi. Posso io chiedere a questo Yudi di venire a casa mia a accendermi la plata? Se mi rispondete di sì, vi domando che differenza c'è rispetto al non ebreo. Perché a un non ebreo non lo posso chiedere e a un ebreo lo posso chiedere? È un paradosso, no? Lo trovate? Guardate, ci sono dei paradossi. Quello potrebbe credere. È chiaro il problema? È chiaro il problema? Shulchan Aruch. Chi ha già accolto su di sé lo Shabbat prima del tramonto vuol dire molto prima del tramonto. Cioè non è una questione di 5 o 10 minuti, che tutto sommato sarebbe ininfluente, ma dove uno l'aveva fatto anche un'ora, più di un'ora prima, come succede da noi d'estate. Secondo alcuni, non secondo tutti, però questa è la halakha che normalmente viene seguita, può chiedere ad un altro ebreo di eseguire per lui una melakha e gli è permesso goderne durante lo Shabbat, tanto più se ciò avviene a Mozzae Shabbat, perché a Mozzae Shabbat non c'è più la prospettiva di andare incontro allo Shabbat e quindi non ci sono più quei rischi che possono essere inerenti all'osservanza dello Shabbat e che esistono prima, evidentemente, prima che lo Shabbat cominci. Qual è la ragione della facilitazione rispetto al divieto di chiedere a un non ebreo di eseguire una melachah di Shabbat? Consiste nel fatto, attenzione, che mentre il non ebreo non ha Shabbat affatto,
ogni ebreo ha il suo Shabbat. Quindi chiedere ad un altro ebreo di eseguire per noi una melachah in un momento in cui per lui non è Shabbat non si configura come approfittarsi del prossimo. Se io chiedo una cosa del genere a una persona che non ha mai Shabbat, mi approfitto di lui. Se io mi chiedo la stessa cosa ad una persona che ha Shabbat anche lui e lo osserva, ma in quel momento per lui non è Shabbat, non è approfittarsi di lui. Semplicemente gli chiedo di fare qualche cosa in un momento in cui per lui è permesso. Cosa molto diversa da chiedergli qualche cosa relativa allo Shabbat ad una persona che lo Shabbat non ce l'ha mai. Va bene? Che conseguenze ha questo ragionamento sul nostro? Se la facilitazione di nuovo vale dove c'è una differenza di tempo fra prima di Shabbat e Shabbat in termini di tempo, varrà anche dove c'è una differenza di spazio, cioè fra un fuso orario e l'altro nello stesso momento. Pertanto, nella misura in cui il mio fax riceve di Shabbat messaggi inviati da non ebrei di loro iniziativa o da altri ebrei in un luogo in cui per loro non è Shabbat, non c'è divieto. Perché? Perché chi mi manda il fax, anche se per me che lo ricevo in questo momento dove mi trovo è Shabbat, ma per lui non è Shabbat, lo fa in un momento in cui per lui non è Shabbat, nel senso che lui osserverà certamente Shabbat anche lui, in un momento diverso dal mio, avrà il suo Shabbat, ma questo non mi impedisce di fruire di un'azione che lui in quel momento compie quando per lui non è Shabbat. Attenzione, puntualizzazione importante, se però ricevo messaggi inviati da ebrei dello stesso luogo che evidentemente non osservano lo Shabbat, non posso leggerli neppure dopo Shabbat. È quello che si chiama Issur Maaseh Shabbat. Se un ebreo compie di Shabbat una melachah per un altro ebreo, per quella persona per la quale la melachah è stata compiuta, non potrà goderne mai più di quella cosa. Non c'è modo di correggerlo. In quanto beneficiario di una melachah eseguita da un ebreo di Shabbat per me. Se un ebreo mi cucina qualche cosa di Shabbat, io quel cibo non lo posso mangiare non solo di Shabbat, mai più. La soluzione però qui a proposito del fax consiste nell'attendere la fine di Shabbat e chiedere al mittente un nuovo invio del fax. Qui ovviamente il problema si risolve facilmente, nel senso che non posso utilizzare quel foglio che ho ricevuto di Shabbat, però nulla mi proibisce una volta finito Shabbat di telefonare a questa persona e dire: senti, non ho ricevuto il tuo fax, rimandamelo. Il secondo problema legato a questa domanda è la ashma'at kol, cioè la produzione di suono o di rumore. Anche su questo si porta un esempio dello Shulchan Aruch. È il seguito del Saif precedente che ci aveva insegnato che si può aprire prima di Shabbat un irrigatore perché svolga la sua azione di Shabbat nel mio giardino. Lo stesso paragrafo dello Shulchan Aruch continua portando un altro esempio e dice: è lecito introdurre il venerdì prima di buio, cioè prima di Shabbat, grano in un mulino ad acqua, senza badare al fatto che la macchina lavorando di Shabbat provochi rumore, per cui la gente potrebbe dire il mulino di Rav Somek lavora di Shabbat. Qui il problema non è più semplicemente la Shvitat Kelim, che abbiamo già risolto parlando dell'irrigatore, qui si tratta di uno strumento che non solo fa il suo lavoro, ma lo fa producendo rumore. E questo potrebbe generare una sorta di problema di marita ain, no? Di apparenza. E voi sapete che la halakha è sensibile anche alle apparenze. C'è un passuk nella Torah, mi sembra che l'abbiamo detto, che dice: vitem nekiim Hashem umi Israel. Dovete essere innocenti, puliti, non solo di fronte a Dio, cioè di fronte alla vostra coscienza, ma anche di fronte agli altri ebrei. Altri invece, e questo è il remà, il possek degli Ashkenaziti, che è più mahmir dello Shulchan Aruch che abbiamo letto fino adesso,
altri invece proibiscono per questo motivo l'uso del mulino e di tutti quei macchinari che fanno rumore. Che conclusione possiamo trarre sul nostro ragionamento? C'è a questo proposito una differenza fra la pessicà dei sefarditi, che è più facilitante, e la pessicà degli ashkenaziti, che è più rigorosa. Va bene? Gli ashkenaziti sono in realtà più sensibili al rumore e all'apparenza che dà. In realtà la nostra conclusione è che il fax non è paragonabile ad un mulino. Il rumore che provoca non è superiore a quello di un comune frigorifero in funzione. E se noi tolleriamo il funzionamento del frigorifero in casa nostra durante Shabbat per ovvi motivi che abbiamo a suo tempo studiato, va bene, possiamo anche tollerare la presenza e il funzionamento del fax. Terza argomentazione, anche questo è un argomento che conosciamo già, il divieto di Lifnei Iver Lo Titen Michshol. Non porre un inciampo dinanzi ad un cieco, ad un non vedente, che nella tradizione nostra viene interpretata anche in senso metaforico, non indurre un'altra persona in trasgressione. Potremmo pensare che lasciando il fax in funzione durante Shabbat, nel momento in cui altri lo sanno, anche a distanza di fusi orari, che possano essere incoraggiati a mandarci dei fax. In realtà lasciare il fax in funzione durante lo Shabbat non induce per forza gli altri a mandare messaggi, è semplicemente una ricezione aperta, ma non è che in questo modo noi inviamo un messaggio a nostra volta a tutti i nostri corrispondenti, dice mandateci lì pure anche di Shabbat, tanto la macchina funziona. Evidentemente non è così. Io ricevo un fax, come faccio a sapere che è stato spedito o meno di Shabbat senza leggerlo? Perché se lo leggo ce la dà, c'è l'ora. Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo rispondere alla nostra terza domanda a cui stiamo arrivando adesso. La terza domanda effettivamente era una volta che sia arrivato un documento di Shabbat via fax è permesso leggerlo? Allora, concludendo il ragionamento sulla la risposta alla seconda domanda, prima di addentrarci in questa, qual è la risposta? Si può, anche qui, su tutta la linea, abbiamo visto, abbiamo analizzato tutti gli aspetti alachici della questione, la risposta anche qui è facilitante, cioè si può tenere in funzione il fax anche di Shabbat. Va bene? La risposta alla domanda numero 3. La domanda numero 3 era appunto: è permesso leggere un documento che arriva di Shabbat? Qual è il problema halachico qui? Un aspetto l'abbiamo già visto ed è quello della provenienza, d'accordo? Che non sia stato spedito di Shabbat. Al di là di questo, anche se il fax è stato spedito da un luogo in cui non è Shabbat, esistono dei limiti alla lettura anche della corrispondenza ordinaria di Shabbat. Limiti che non c'entrano necessariamente con le modalità con cui questa corrispondenza ci è stata recapitata, ma che c'entrano invece col contenuto della corrispondenza stessa, che potrebbe anche non essere corrispondenza, potrebbe essere un testo che abbiamo ricevuto già da prima di Shabbat, ma che per il suo contenuto non si adatta all'atmosfera di Shabbat, per esempio una lettera di lavoro, giusto? Rientra in quella categoria alachica che si chiama Shtarei Hediotot, cioè scritti di private, scritture private sostanzialmente. Lo Shulchan Aruch stabilisce l'alacha che non si possono leggere di Shabbat documenti di tipo amministrativo relativi a conti, spese. Pensate un po' che atmosfera si creerebbe qualora questo venisse consentito. Rientra in quel famoso divieto che il profeta Yeshayahu indica nel capitolo 58 Haftarah della mattina di Kippur, versetti che noi recitiamo all'inizio di Mincha ogni Shabbat, Vedaber Davar,
im tashiv mi shabbat alecha, se tratterai dallo shabbat il tuo piede, mi mezzo chifzecha, dal perseguire i tuoi affari, i tuoi desideri, i tuoi affari, veda bere davar, e parlandone. Da qui si impara, e l'abbiamo già visto, mi sembra, la volta scorsa, che è proibito parlare di lavoro di Shabbat. Lavoro in senso lato, se forse Jonathan che arriva, parlare di la, di, come? O Patrizia. Parlare di come si dice, di lavoro implica anche non consultare materiale di lavoro, a prescindere da come questo materiale ci è giunto. Ebbene, se però, continua lo Shulchan Aruch, arriva una lettera e non conosce il contenuto della lettera che ha testé ricevuto, può darci un'occhiata senza leggerla con la bocca, e con questo credo di rispondere alla tua domanda, per verificare che non contenga informazioni urgenti riguardo alla persona, che è cosa differente rispetto al patrimonio. Un messaggio arrivato di Shabbat potrebbe contenere indicazioni che rientrano nella sfera del pikuach nefesh, salvare una vita. Se la lettera arriva da un'altra città, tuttavia, è opportuno non prenderla in mano per il divieto di Nolad, cosa nata durante Shabbat, cioè cosa che prima dello Shabbat non era disponibile, può però essere data ad aprire ad un non ebreo, perché il Nolad rientra nella sfera del Mukzeh, e il Mukzeh è un divieto rabbinico che può essere superato affidandolo ad un non ebreo, invocando l'eventualità di un'urgenza. Perché il Nolad è da un'altra città? Perché nel momento in cui arriva da un'altra città richiede il superamento di un'azione comunque proibita, perché c'è un problema di Tehun Shabbat, e comunque durante, si considera Nolad tutto quello che all'inizio di Shabbat sì, non era disponibile, sì, è nuovo, Nolad vuol dire nato di Shabbat. Questo sono d'accordo, ma perché se invece arriva da un'altra città o da vicino? Ci sono, livelli diversi di Nolad, adesso non voglio entrare più di tanto in questo argomento che è molto complesso. C'è il Nolad Gamur, ci sono nel momento in cui non è disponibile all'indirizzo di Shabbat, anche se era al mondo, sia pure in un altro posto, è considerato Nolad e costituisce un problema. Conclusione su questo argomento, la stessa regola vale anche per un messaggio via fax. Esso può essere letto solo se si tratta di un messaggio di convenevoli. Lo Shulchan Aruch in realtà proibisce anche la lettura di questo tipo di lettera, ma non tutti sono d'accordo su questa proibizione. Oppure contenga divrei Torah, anche se mi sembra strano che uno mandi divrei Torah di Shabbat. Sì, insomma, anche se nel posto in cui lui lo invia non è Shabbat. Oppure informazioni vitali che rientrano nella sfera del Pikuach Nefesh, come ho già accennato. Va bene? Quindi le limitazioni sono legate al contenuto della lettera, e non, in linea di massima al modo con cui è stata recapitata. A questo proposito aggiungo che quanto al divieto di Nolad non sussiste nel caso del fax, perché parlando di una lettera, il Nolad è legato alla lettera stessa in senso materiale. Ma qui, tanto la carta che l'inchiostro erano già presenti nella macchina ricevente fin da prima di Shabbat, erano già presenti nella nostra macchina, e la novità è costituita al più dal contenuto del messaggio, che non ha di per sé alcuna consistenza materiale. È un Nolad virtuale, diciamo. Unico limite, se però è necessario tagliare il foglio per poterlo leggere come succedeva nei fax di prima generazione, allora ovviamente è proibito. Ma se la macchina taglia il messaggio o esce il foglio automaticamente senza bisogno di tagliarlo del tutto, anche su questo evidentemente luce verde, giusto? A quanto pare luce verde. Risposta alla domanda numero 4. L'applicazione di un orologio sabbatico non è diverso nel nostro caso rispetto a tutti gli altri e pertanto può essere permesso. Sentiamo la domanda. Proprio, cioè non per il fax, ma una cosa tecnica, ma quando, ad esempio, quando mandavo le sue lezioni per computer, se partiva di venerdì, io non sapevo però quanto tempo
nella realtà ci impiegava ad arrivare all'altro computer. Potevo mandarlo venerdì mattina col rischio possibile di farlo arrivare in realtà, di farlo lavorare il computer ancora di Shabbat, allora, oppure cioè non lo facevo, ma Fin qui abbiamo parlato del fax, sì, e non del computer. Cosa che conclusione questo ampio studio, diciamolo pure per merito di questi poschim eccetera eccetera della nostra generazione, quali sono le conclusioni? Le conclusioni è che si può adoperare il fax di Shabbat sia pure nei limiti delle modalità che abbiamo indicato. Questa è la conclusione. Cioè, sotto il profilo alachico, in senso stretto, non ci sono divieti. Due sottoconclusioni. La prima, in risposta a questa domanda che mi è stata posta. Se ciò dicesi del fax, cosa dicasi dell'email, del computer? Possiamo trarre un'analogia? Dovrebbe essere ancora più facile. Anch'io penso la stessa cosa. Perché? Perché mancano nell'email tre elementi che nel fax possono essere visti come aggravanti. L'uso di un dispositivo elettrico nel momento in cui il fax viene ricevuto di Shabbat, attivato sia pure in forma indiretta, come abbiamo studiato, da chi sta dal mittente dall'altra parte, anche se per lui non è Shabbat. Il secondo aspetto è il suono o il rumore della macchina. E il terzo aspetto è la melachà di scrivere. Il fax comunque produce l'azione che io compio spingendo il bottone, termina con una scrittura. Dall'altra parte esce un foglio scritto che altrimenti non uscirebbe, non ci sarebbe. E anche quindi se esiste la scrittura è fatta dalla macchina. Anche se la scrittura è fatta dalla macchina, non entro adesso qui se è una scrittura mi dirà banana, mi dirà raita, non entro adesso in questa. Esiste comunque di fatto l'effetto dell'invio del fax, rientra nella melachà di scrivere, c'è poco da fare. Confrontando tutto questo con, come si dice, con l'email, nessuno di questi tre problemi esiste nell'email, perché fin tanto che il destinatario non apre il suo computer, anche se io scrivo qualche cosa al suo indirizzo email, non viene. Nel server arriva. Esiste una memoria del server che viene. Esiste una memoria del server. Però la memoria del server, fin tanto che non viene attivata dall'altra parte, non dà risultati concreti. Non c'è un masse. Voglio solo dire che non è peggio del fax. Non c'è una scrittura, non c'è l'attivazione di un meccanismo elettrico perlomeno visibile e non c'è un suono o un rumore. Questo può essere determinato solo nel momento in cui entra in funzione chi? Il destinatario che apre il suo computer, ma allora diventa un problema del destinatario, non più un problema del mittente. E quindi? Allora anche un messaggio SMS. Stando. Il problema sì. Ma siccome adesso di Shabbat molti tengono i telefoni accesi per una ragione di sicurezza, possono sentire il bip che è arrivato. Allora, le ragioni di sicurezza possono rientrare alaficamente nel discorso del Pikuach Nefesh, che consente, diciamo, delle deroghe. Ammesso che questo sia vero, adesso non entro in una discussione su questo argomento molto complesso, però diciamo che c'è una base per ragionare così, perlomeno in casi molto gravi. Il cellulare è un argomento effettivamente a sé stante che non voglio toccare adesso, anche perché lì c'è sì un problema di scrittura, c'è sì un problema di attivazione di una luce, c'è insomma evidentemente suono. Tecnicamente parlando, per quanto riguarda l'email, mi sentirei di dire che non c'è tecnicamente un'infrazione di Shabbat. Però, posso rifare la domanda. Quando è un trasferimento di un file, che il file impiega tante ore
a trasferirsi. Io non so se finisce. Non penso che sia diverso dal caso dell'irrigatore. Prima di Shabbat o se finisce. Non è diverso. Tecnicamente, non è, se l'hai lanciato prima e non richiede un controllo durante Shabbat, penso che. L'azione fatta. Abbiamo studiato il caso dell'irrigatore del campo. Penso che non sia diverso sostanzialmente. Cioè, mi sentirei di dire che tecnicamente non c'è infrazione di Shabbat. Non c'è, diciamo così, non c'è un'infrazione di Melachah. Però nonostante tutto, e con buona pace di tutti questi poschim che concludono il loro ragionamento, vi dicevo all'inizio in maniera unanime, dicendo che non c'è nessun divieto, sostanzialmente permettendo la cosa, io mi domando se non ci sia un divieto di tipo etico anziché alachico di ziluta de Shabbat, di prendere lo Shabbat sotto gamba, nel senso che se noi ci abituiamo a lasciare il fax acceso di Shabbat sapendo di poter ricevere dei fax, sia pure beheter, da persone che ce lo mandano in un momento in cui per loro non è Shabbat, e quindi senza compiere alcuna melachà in senso, diciamo, identificabile tecnicamente, mi domando se questo è ancora Shabbat. È una domanda la mia, è semplicemente una domanda che esula dalle fonti. È un problema etico di atmosfera dello Shabbat. Se io so di poter ricevere un fax che l'altra persona, mettiamo per comodità di essere noi negli Stati Uniti, sapendo di ricevere un fax di Shabbat, per quando per noi è Shabbat, e in Europa non è più Shabbat, io so di poter ricevere un fax dal mio corrispondente in Europa, quando per lui non è più Shabbat, ma per me lo è. Mi domando che fine fa il mio Shabbat, anzi pure attraverso i limiti che abbiamo studiato, che se si tratta di un fax di lavoro non, ci do un'occhiata, ma non sono autorizzato a leggere, d'accordo, ci do un'occhiata e vedo che ci sono dei problemi che non sono pikuach nefesh. Ci sono dei problemi non sulle persone, ma sul patrimonio, sul lavoro, insomma. Che non è pikuach nefesh. Signori miei, lo Shabbat che fine fa? Tecnicamente non c'è problema, non c'è infrazione di Melachot. È fatto tutto secondo tutti i crismi, per così dire, come li abbiamo studiati. Io pongo soltanto questo interrogativo e con questo vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento la settimana prossima. Una piccola domanda. Prego. Tornando indietro, se è permesso un po' di esprimere le scalie. Allora, per quanto riguarda la questione di Ragiossi, l'inizio dello Shabbat, siamo d'accordo, è il tramonto, ma il termine sono le tre stelle. Ora, nel cortile di una casa, Shabbat non finisce prima che nella strada, è vero, solo perché ha degli edifici attorno. Per cui la questione è di luminosità della volta celeste, certo, che a quella distanza poteva forse dare qualche minuto, secondo tecnicamente, sì, che non veniva misurata allora. Per cui a quel punto la prima parte è perfettamente comprensibile, la seconda forse un pochino meno. È chiaro che abbiamo detto che l'affermazione di Rabbi Yossi è una battuta, è un'iperbole, è una battuta. E i commentatori della Gemara ne danno un'interpretazione completa, alcuni un'interpretazione completamente diversa, nella quale adesso non entro, che non c'entra con i fattori astronomici, che non c'entra con il nostro argomento. Bene? Facendola rientrare nel nostro argomento è certamente un'iperbole. Però il fatto che sia un'iperbole non significa, cioè il fatto che l'applicazione pratica non, diciamo, non ha sostanza, questo non significa che dal punto di vista del principio non abbia un suo significato, ovviamente. Una domanda sulla relativa all'anticipo, no?
di Shabbat come capita d'estate da noi. Allora, il caso è molto chiaro, no? Che chi va al Tempio prima inizia Shabbat in quel momento, eccetera. Per la consorte che è a casa, cosa deve considerare l'inizio di Shabbat? Signori, signori, tratteremo questo argomento. No, ma c'è la questione di chi di solito va e di chi di solito non va.